nessuno di noi, non solo dagli altri, ma talvolta anche dalla nostra coscienza, no? Ricordiamo nella storia di Pinocchio, la fatina mette il grillo parlante che doveva in qualche modo stimolare, ponendo delle domande a Pinocchio, ed anche lui, insomma, cercava di non ascoltare, di in qualche modo far andare in un sonno dormiente la sua coscienza. Poi noi veniamo dall'esperienza della scuola, dove le interrogazioni in qualche modo incutevano una certa paura, cioè essere interrogati dal professore davanti a tutta la classe, c'era imbarazzo. Anche se si era in qualche modo preparati, immaginiamo poi di essere interrogati da un giudice in una situazione o come persona informata dei fatti. Ricordo l'ansia che aveva mia moglie quando in un procedimento penale verso un suo collega venne convocata come persona informata dei fatti, no? Tutta questa ansia, questa preoccupazione. Quando si è interrogati, in qualche modo si è scoperti, sono mostrati tutti quelli che sono i nostri limiti, ma anche quella che è la nostra posizione, dove ci troviamo, dove il nostro cuore, quando noi stessi siamo interrogati, sì, dalla coscienza, dallo Spirito Santo, dal Signore. Però, come abbiamo detto, nessuno vuole essere interrogato, ma tutti però vogliamo interrogare gli altri. Là ci sentiamo proprio a nostro agio. Siamo così sereni, tranquilli, oltre alle domande classiche che possiamo fare, quelle là considerate più banali, talvolta facciamo delle domande un po' più specifiche per soddisfare qualche nostra curiosità e vogliamo sapere. Alle donne non domandiamo mai l'età, no? Però vogliamo sapere da dove si viene, la famiglia di appartenenza, dove abita qualcuno. Talvolta poniamo delle domande per mettere in imbarazzo il nostro interlocutore. Vogliamo porre delle domande per forse sottolineare qualche suo limite, qualche sua deficienza. A volte facciamo delle domande come frutto di un nostro giudizio personale. In realtà facciamo la domanda non tanto per capire, ma perché è sottintesa nella domanda il giudizio. Talvolta facciamo queste domande mirate spesso non a fornire un vero aiuto alla persona. E anche in questo noi dobbiamo correre al nostro Signore per imparare come fare le domande. E stamattina noi leggiamo una prima domanda che il Signore fa all'uomo, al primo uomo e alla prima donna sulla terra. Vogliamo leggere quindi dal libro della Genesi, il capitolo 3, dal verso 7 in poi. Anzi, il capitolo 3, leggiamo dal verso 1. Siamo all'inizio della creazione del Signore, dopo che il Signore aveva creato ogni cosa, aveva creato l'uomo e la donna, e l'uomo e la donna vennero posti nel giardino, ebbero da Dio degli ordini specifici. Al capitolo 3, dal verso 1, viene descritta questa storia. Ora, il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno il Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna: come Dio vi ha detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto.
Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorse che erano ignudi, cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio. Si nascosero fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quegli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero ed io ne ho mangiato. E così prosegue poi la parola del Signore. Dio pone delle domande. Se vogliamo imparare a fare delle domande, noi non possiamo non correre, andare ai piedi del nostro Signore Dio. Qui troviamo all'inizio della Genesi, all'inizio della storia dell'umanità, una prima domanda che Dio pone ad Adamo nel giardino. Dopo che Adamo ha peccato, Adamo ed Eva hanno disubbidito all'ordine del Signore, Adamo ed Eva, come conseguenza di quella disubbidienza, dice il testo che abbiamo letto, si nascosero dalla presenza di Dio fra gli alberi del giardino. E qui Dio pone la domanda. Dio prende l'iniziativa e la sua iniziativa è basata sull'amore e sulla grazia. Adamo, dove sei? Forse Dio non sapeva quello che era successo? Non sapeva che Adamo ed Eva avevano disubbidito e si erano ribellati a lui? Certo che lo sapeva. Ma la domanda che Dio pone all'uomo, basata sull'amore e sulla grazia, vuole essere un altro atto di grazia. Vuole in qualche modo fissare la posizione di Adamo. Di Adamo e di Eva, una nuova posizione. Che era successo? Ormai Adamo ed Eva si trovavano in una situazione veramente tragica. Avevano disubbidito al Signore, il verso 6 ci dice, avevano mangiato del frutto di quegli alberi, c'era stata una ribellione, c'era stata una paura e il peccato, come conseguenza di quel gesto di ribellione, di rifiuto di Dio e della voce di Dio, dando credito all'illusione. Dov'è qui l'illusione? L'illusione di nascondersi dalla presenza di Dio. E da allora ad oggi l'uomo vive di questa illusione. L'illusione di pensare che ci sono dei posti nei quali Dio è incapace di trovarci o di vederci. L'uomo si nasconde fra gli alberi del giardino. Ecco l'azione di grazia e di amore di Dio nella domanda: dove sei? Perché? Non dice perché hai fatto questo, cosa è successo, esamina la questione, dice: ma dove sei? Adamo, dove sei? Stai vivendo nell'illusione di vivere la tua vita pensando di nasconderti dalla presenza di Dio, verso 6, verso 7, verso 10.
qui c'è l'elemento del vedere, no? Vide Bezzabea, la concupilla, desiderò, peccò, e passarono dei mesi da quel peccato, un giorno, una settimana, dei mesi. Uria, che tornava dalla guerra, poi venne rimandato, immaginiamo che non è come oggi i trasporti così veloci, immaginiamo quanto tempo sia passato, eppure Dio mandò Natan ad interrogare Davide. E Davide imparò quella lezione. Salmo 139, dove fuggirò dal tuo cospetto? Per mesi forse aveva pensato e nutrito nel cuore l'idea di potersi in qualche modo nascondersi dalla presenza di Dio. Nessuno sapeva niente di quello che lui aveva fatto, tranne il generale Abner nel racconto del libro delle cronache. Dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu ci sei, se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti qui. E Adamo ed Eva, in questa illusione di nascondersi dalla presenza di Dio, ce l'ha anche dichiarato il fatto di non avere più una relazione con questo Dio. Avevano paura di questo Dio, che avevano udito la voce nel giardino. Un atto di amore e di grazia. La domanda che Dio ci pone non è per mettere qualche difficoltà. La domanda che Dio pone ad Adamo e che pone a noi è una domanda che vuole recuperare Adamo, Eva e ciascuno di noi. Dove sei? Dove sei? Dove è il tuo cuore? È la domanda che Gesù pose a quelli della sua generazione. La domanda di Dio, le domande di Dio, abbiamo detto, si basano sull'amore e sulla grazia. In secondo luogo, mirano al bene dell'uomo. Dio non ragiona come noi. Facciamo le domande nelle quali sono già contemplate giudizi e accuse varie. Dio pone le domande per il bene dell'uomo. Nel capitolo primo del profeta Ageo, noi abbiamo che Dio interroga il suo popolo, pone delle domande, chiede delle cose, e in qualche modo per stimolare quel popolo a ritornare a lui, a fare delle scelte diverse. Dio scuote il cuore dell'uomo ponendo le domande giuste. Lo fece con Ageo, ma nel libro di Giobbe quante interrogazioni Dio pone all'attenzione di Giobbe. Dopo la sua arringa non riusciva a capire quello che stava succedendo. Ecco, il Signore dice, adesso io ti faccio delle domande e tu rispondi. Io ti pongo delle domande e tu rispondi, e alla fine abbiamo la confessione di Giobbe nell'ultimo capitolo, perché le domande di Dio mirano al bene dell'uomo. Non ci spaventiamo quando per lo Spirito Santo Dio pone delle domande nei nostri cuori. Quando è Dio a farlo, non sono domande accusatorie, ma domande liberatorie, domande che ci spingono e spingono e portano nella nostra vita tutto il suo bene. Nella Bibbia leggiamo che Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Il peccato è la ribellione commessa dai nostri progenitori, per cui noi abbiamo poi ereditato questo cuore malvagio, questa natura malvagia e peccaminosa che non desidera più
ha fatto Dio è sottolineato dal Signore e condannato. Però Adamo ed Eva sono ancora amati da Dio. Non è forse Dio che poi farà delle vesti, li coprirà con le sue vesti, ecco questa, ancora questa cura del Signore, questa mano del Signore. Le sue domande aiutano a fissare bene qual è la posizione dell'uomo, dove si trova l'uomo, il genere umano, ma dove ci troviamo noi, ma come è iniziata la nostra vita cristiana, fratelli? Noi possiamo avere delle esperienze diverse, però ecco, pensando a Paolo sulla via di Damasco, non è forse con una domanda che Dio aveva scorso il suo cuore? Paolo, Paolo, Saulo, Saulo, perché mi persegui? E non è forse stata una domanda usata da Dio che ha scosso i nostri cuori, che ci ha spinto ai piedi della croce del nostro Signore Gesù Cristo? Non so se la ricordiamo ancora, la domanda o l'evento che Dio ha usato per spingere, per spingerci tra le braccia del Signore Gesù Cristo. Le sue domande aiutano a fissare la posizione. C'era un popolo che in qualche modo, come dire, si cullava sull'illusione di servire, di adorare, di amare Dio. Al tempo del profeta Malachia, ed anche lì il Signore interroga il suo popolo, pone delle domande, delle osservazioni, perché vuole che il suo popolo ritorni sulla strada che conduce a Lui. Allora dov'è il mio cuore? Dove mi colloco? Il peccato ha prodotto il rifiuto di Dio e produce il rifiuto di Dio. Quando diventiamo un po' pigri, quando in qualche modo gli incontri della Chiesa iniziano a pesarci, abbiamo sempre qualcos'altro da fare, dobbiamo, come dire, facciamo altro, il peccato produce il rifiuto di Dio e di quelli del popolo. Sostanzialmente alla fine di un'analisi si riduce a tutto questo. Il peccato produce, ha prodotto e produce il rifiuto dell'ascolto della sua voce. Quando loro udirono la voce di Dio, che per sua grazia, nonostante il peccato commesso, Dio fece udire, verso 8, la sua voce lì nel giardino sul far della sera, Adamo non rispose. Ma l'ascolto della sua voce si nascose e ebbe paura. L'amore, la grazia e la domanda che Dio pone, che mira al bene dell'uomo, pose quella domanda ad Adamo: dove sei? Talvolta Dio pone delle domande nel nostro cuore. Il peccato produce delle cose che sono, come dire, delle spie rosse, no? Adesso le macchine sono più tecnologiche, prima troviamo quella spia dell'olio, adesso esce scritto, insomma, tutta una serie di cose più complesse, però ci sono delle spie che si accendono, che probabilmente si sta deviando, ecco, il peccato sta producendo pian piano, lentamente, così come si entra nel deserto a poco alla volta, no? Il rifiuto di Dio, il rifiuto dell'ascolto della sua voce, il rifiuto della comunione con i membri del popolo di Dio. Ecco, ringraziato sia Dio che pone delle domande. E non incutono paura, imbarazzo, ma che mirano al bene, al capovolgimento della situazione in cui ci troviamo a vivere. Che cos'è il tutto dell'uomo, si interroga il predicatore al capitolo 12 dell'Ecclesiaste, e temere lui e osservare i suoi comandamenti. E Asaf nel Salmo 73 cosa dice? Ecco, dopo la sua delusione, quando osserva la realtà dei suoi occhi, tutte le cose che
non sono servite secondo la sua analisi umana e terrena. No, a che è servito? Servire Dio. Io vedo che gli empi prosperano, che chi fa il male va avanti, che la tenda dell'empio fiorisce. Che è servito ad accostarsi a lui? Poi entra nel santuario di Dio ed è lì che vede la realtà con gli occhi di Dio. Alla fine fa questa esclamazione: accostarsi a Dio è un bene che mi è toccato. Ecco la domanda di Dio, la domanda di Dio tende ad far accostare a sé, ad attirare a sé gli uomini e le donne. Il mio bene è di accostarmi a Dio. Questo bene mi è toccato. Questo bene non ci è toccato forse da qualche domanda che il Signore ci ha rivolto mentre eravamo nel peccato, ma talvolta nel nostro cammino cristiano, se non fosse stato per la voce di Dio, per le domande di Dio, per la guida dello Spirito Santo, chissà dove sarebbero i nostri piedi stamattina, i nostri cuori. Le domande di Dio, che hanno il loro fondamento nell'iniziativa, nell'amore, nella grazia di Dio, le sue domande che mirano al bene dell'uomo, le sue domande offrono una vera soluzione, un cambiamento. Il profeta si chiede al capitolo 53: chi rifletté che Gesù Cristo era strappato dalla terra dei viventi a motivo delle trasgressioni del suo popolo? Chi ha pensato questo? Nessuno. Né i religiosi di quel tempo, né coloro che avevano tra le mani quelli che erano i rotoli. Le domande di Dio offrono una vera soluzione. Anche se l'uomo non ha pensato quello, ma Dio attraverso le sue domande offre una vera soluzione, un vero cambiamento. Come Gesù riabilitò Pietro? Immaginiamo il cuore di Pietro come doveva essere pesante, no? Aveva tradito il Maestro, il Signore, lo aveva rinnegato. Lo riabilita con una domanda, capitolo 21 di Giovanni. Pietro, ma mi ami tu? Il Signore non sta lì a dire: che hai fatto, mamma mia, che delusione. Sì, è successo questo, mi hai rinnegato per 3 volte. Sa il pianto amaro di Pietro, ma adesso Signore Gesù mi chiede questa domanda: ma mi ami tu? C'è un passato, ma ora mi ami tu? Dove sei? Mi ami tu? Ti stai nascondendo da me? Stai rifiutando all'udire della mia voce, la stai rifiutando e ti nascondi fra gli alberi, o meglio ti illudi di nasconderti dalla mia presenza? Gesù fece un'altra domanda ai suoi discepoli, in un momento di svolta del suo ministero terreno, quando i giudei distruggono di un suo messaggio circa il fatto di essere il pane che era disceso dal cielo, cercavano di ucciderlo. Da lì in poi pensavano, macchinavano come uccidere il Signore Gesù. E in quel tempo, in quel momento della vita del Signore Gesù sulla terra, molti, molti, dice il testo di Giovanni, molti dei discepoli si ritirarono da lui. Molti dei discepoli abbandonarono il Signore Gesù e Gesù restò solo ad affrontare, ad adempiere
compiere la missione che il Padre gli aveva affidato. E restò solo insieme ai dodici. Da anche lì il Signore Gesù pose una domanda. E voi? Non me ne volete andare anche voi? Non me ne volete andare anche voi? È una domanda che si basa ancora, si fonda sull'amore e sulla grazia. È un'opportunità di ribadire il nostro impegno e l'impegno dei discepoli che avevano preso con il Signore. È una domanda che mira al bene del mondo. Perché? Qual era la cosa in discussione lì? Il pane che è disceso dal cielo porta la vita eterna. Porta la vita eterna. C'è qualcosa che porta vita, che dà vita, ed è questa vita eterna. Coloro che rifiutano questo messaggio, che non sono attirati dal Padre, capitolo 6 di Giovanni, ecco, si trovano in una situazione di morte eterna. Molti hanno rifiutato il messaggio della vita, scegliendo quello della morte, delle proprie illusioni, di continuare a nascondersi dalla presenza di Dio, di meditare, di uccidere il Figlio di Dio. E voi non ne volete andare anche voi? E Pietro rispose con quella bella confessione: a chi ce ne andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. Credo, cari fratelli, che nella nostra vita spesso questa domanda del Signore Gesù ci mette con le spalle al muro. Le domande di Dio ci interrogano, ci mettono con le spalle al muro, ma sono tese al nostro bene, al nostro riprendere un cammino di santità, di servizio e di gloria per il suo nome. Non ne volete andare anche voi? Dove sei? Sì, è bello schierarsi con Pietro: Signore, a chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Però dobbiamo essere onesti che talvolta il nostro cuore sceglie delle strade che non sono, come dire, indicate dalla sequela del Vangelo al Signore Gesù Cristo. Delle strade che in qualche modo, se con la bocca non lo diciamo, ma con la mente e col cuore, il desiderio di andare da qualche altra parte dove si è un po' più comodi. E voi non ne volete andare anche voi? Allora stamattina, per la grazia di Dio, per l'amore di Dio, noi vogliamo rispondere alla domanda dal peccato, quando ha rialzato le nostre gambe vacillanti. Sia ringraziato Dio che prende l'iniziativa di venire ancora a cercarci nella nostra ribellione, nel nostro peccato e nelle nostre illusioni che i nostri cuori coltivano. Signore, fa che i nostri cuori non rifiutino mai la tua voce, mai la tua voce, perché altrimenti non ci sarebbe più speranza di
di ritorni, se i nostri cuori rifiutano la voce di Dio, ma per la grazia di Dio Egli fa sì che la sua voce giunge e giunga ancora al cuore di Gesù. Davide dice: Signore, investiga, Salmo 139, conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Signore, poni le domande giuste al cuore di ciascuno, affinché per la tua grazia possiamo ripartire di nuovo con te per la tua gloria, per l'avanzamento del tuo nome. Che Dio sia benedetto. Amen. Dall'illusione di nasconderci da te, dall'illusione di nascondere i nostri pensieri, i dubbi, le ansie, le paure che talvolta attanagliano il cuore e la mente. Signore, interroga ciascuno di noi, interroga il tuo cuore e fa sì, Signore, che le tue domande possano giungere al cuore di ciascuno di noi. E che noi, Signore, possiamo dare le risposte che tu gradisci, le risposte che ti onorano. Signore, grazie che niente e nessuno, ecco, può cancellare quello che il tuo figliolo Gesù Cristo ha fatto. Il suggello e il sigillo che abbiamo ricevuto in Lui. Però talvolta, Signore, ti dobbiamo confessare che nel nostro cammino cristiano ci sono dei sviamenti, dei scivolamenti a destra e a sinistra. Signore, riportaci sulla strada che tu hai tracciato per ciascuno di noi, che possiamo sì servirti, adorarti come tu chiedi di fare, secondo i principi che impariamo dalla tua parola. Proteggi, Signore, il cuore del tuo popolo qui a Monte di Pace. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo insieme.